Benvenuti alla 12ª edizione di Festa di Scienza e Filosofia, che riparte con tutte le sue energie, il suo entusiasmo, le sue forze dopo il periodo della pandemia. Parte con forza, addirittura quest'anno per la prima volta si espande un po' il raggio d'azione, il territorio interessato dalla festa, perché per il primo anno è stata coinvolta anche un'altra città, la città di Fabriano. Quindi sono 4 giorni a Foligno, iniziato giovedì, terminerà domani, e 2 giorni a Fabriano, una città legata a Foligno per tanti motivi, la produzione della carta, ma insomma anche i rapporti istituzionali, dove appunto sono 2 giorni, ieri ed oggi. Ci tengo a sottolineare che ci sono state anche delle anteprime sul territorio di Foligno a febbraio, fra febbraio e marzo. Scienza e filosofia è arrivata anche nei territori della montagna di Foligno, nei piccoli paesi, quindi, che hanno condiviso con l'evento il piacere di conoscere e sapere. Festa di Scienza e Filosofia è promossa, molti di voi lo sanno, ma è giusto ricordarlo, dal Laboratorio di Scienze Sperimentali e dal suo storico direttore, il professor Pierluigi Mingarelli. Questo in collaborazione chiaramente con il Comune di Foligno, con la Regione Umbria, con l'associazione Oikos Riflessioni e appunto da quest'anno anche con il Comune di Fabriano, la Regione Marche, il supporto del Rotary Club di Fabriano e insieme al supporto del Rotary Club di Foligno. Il direttore Pierluigi Mingarelli ci tiene, quindi io, e peraltro condivido, a sottolineare un aspetto di questo evento. Non è un caso che si chiama festa piuttosto che festival, perché non è una passerella, ma è una festa in senso vero del termine, cioè fruibile, aperta, è per tutti, è per lo staff organizzativo, per i giovani volontari, oltre 400 delle scuole secondarie di Foligno e dintorni. È la festa degli oltre 110 relatori che si susseguono in questi 4 giorni, ma credo di poter dire sia anche soprattutto la nostra festa, la festa di chi ascolta, di chi viene per apprendere, per appunto conoscere, non necessariamente per risolvere tutti i quesiti, anzi molto spesso anche a me succede che al termine di un incontro qualche certezza in più, ma tanti altri dubbi. Beh, forse dubbi e inquietudini sono forse il motivo o l'energia per poi fare qualcosa per la nostra società, per il nostro pianeta, per la nostra comunità. E questa forse è l'idea principale della Festa di Scienza e Filosofia. E non è un caso che quest'anno, ogni anno c'è un tema diverso, il tema di quest'anno è l'Ulisse del XXI secolo, la scienza come strumento per affrontare le crisi globali. E probabilmente in questo contesto l'Ulisse del XXI secolo siamo noi, che siamo qui per apprendere, per conoscere e probabilmente per dotarci di strumenti in un mare sempre meno calmo, per trovare strumenti, direttrici, rotte nuove per meglio bilanciare il nostro rapporto con il pianeta e con la società. E oggi tratteremo del nostro rapporto ancora con la società, ma con il sistema democratico. È infatti con noi il
professor Alessandro Pluchino, professore presso l'Università di Catania, associato di fisica teorica, modelli e metodi matematici. La sua attività di ricercatore verte principalmente sull'elaborazione di modelli matematici, fisica fondamentale, meccanica statistica, teoria del caos, con applicazione ai sistemi biologici, geologici, ecologici, economici e sociali. Democrazia a sorte, la sorte della democrazia. Beh, nessuno mette in discussione i principi della democrazia, che sono alla base di una società equa e giusta e sono la base della nostra Costituzione. Sicuramente qualcosa è andato storto se solo la metà o meno dei cittadini crede ancora nei principi della democrazia rappresentativa. Beh, professore, ci deve aiutare a capire come risolvere questo nostro rapporto con la democrazia anche con il sorteggio, credo. Quindi passo la parola e ti ringrazio. Allora, io spero che si senta la mia voce anche senza microfono, mi dicono sempre che grido quando, quindi mi sentite tutti? Perfetto. Allora, intanto grazie Alessandro, grazie ovviamente agli organizzatori di questa bellissima festa per l'invito e grazie soprattutto a voi che nel grande parterre dell'offerta, diciamo, disponibile avete scelto questo seminario. Spero di non farvi pentire questa scelta e vado subito innanzitutto a chiarire ho messo dei sottotitoli non previsti, che sono delle parole chiave che ci guideranno un po' complessità, atomi sociali e sociofisica. Non penso che chiariscano molto di più, anzi forse complicano la situazione, ma cercherò di chiarire anche questo. Allora, fatemi partire da un prologo, e proprio per chiarire questi aspetti, da un problema ben noto, insomma, no? Che soprattutto ancora oggi c'è, ma chiaramente era molto più sentito negli anni 70, per esempio, soprattutto negli Stati Uniti, dove le città, le principali città, qua si vede Chicago, soffrivano di questo fenomeno che si chiama appunto segregazione residenziale, che non è esattamente la stessa cosa di segregazione razziale, perché qua si parla di quartieri interi delle città che erano in qualche modo divisi tra le razze principali, che chiaramente erano la bianca e la nera. Ovviamente si accusava reciprocamente di razzismo, insomma la spiegazione chiaramente era che la gente non volesse stare accanto a persone o a una maggioranza di persone che non fossero della stessa etnia. Perché vi sto citando? Dice, cosa c'entra? Cosa c'entra questo? Lo sto citando perché c'è un protagonista di quell'epoca, l'economista Thomas Schelling, che poi nel 2005 vincerà il Nobel per l'economia, il quale in quegli anni, negli anni 70, si pose effettivamente questa domanda provocatoria, ma la segregazione era, lui scrive razziale, ma residenziale, nelle città americane è veramente sintomo di razzismo? A noi interessa la domanda e interessa soprattutto come Schelling decise di affrontare la risposta, il metodo, diciamo, per trovare la risposta, diciamo, a questa domanda, perché il metodo è innovativo e vedremo che è il precursore dei metodi che oggi usiamo nell'era ovviamente computazionale eccetera, con l'avvento dei computer, di cui parlavo in un'epoca poi in cui i computer certamente non erano quelli di oggi, quindi quello che ora vedrete io ve lo faccio vedere simulato al computer, ma lui lo fece pare a mano con l'aiuto forse di studenti eccetera. Che cosa fece? Allora fece un'enorme semplificazione, dice immaginiamo che la città di Chicago, quella che volete, sia una grande scacchiera e che le due razze, bianca e nere, sono due tipologie di pedine, mettiamo gialle razza bianca e rosse razza nera, con degli spazi vuoti. Vedete che all'inizio le due etnie sono
gialla o rossa, rimane ad un certo istante di tempo, e poi ci sarà una dinamica che voi vedrete, fatta al computer, ad ogni istante, ad ogni pedina viene fatta una domanda. Vuoi rimanere nella tua posizione, quindi come se fosse un individuo nella sua posizione nella città, o ti vuoi spostare da un'altra parte? In base a che cosa? In base alla percentuale di vicini, voi capite che ogni pedina ha 8 vicini in una scacchiera regolare, no? Quindi in base a che una certa percentuale di vicini sia o meno del proprio colore, no? Della propria stessa etnia. Allora, un'ipotesi, chiamiamola razzista, inclina al razzismo, mettiamola così, è che le persone decidano di rimanere in una certa posizione solo se almeno il 70%, quindi una maggioranza abbastanza sensibile, di vicinato è del proprio colore, altrimenti si spostano in un posto vuoto. Okay? Questa è, chiamiamola, l'ipotesi razzista, e la dinamica è così semplicemente. Il problema è che la dovete fare per ognuna di quelle pedine, quindi per ognuna dovete andare a verificare questa cosa. Fate spostare o restano? Vi faccio vedere, capite che farlo a mano è un po' problema, però farlo col computer è una cosa molto semplice e il computer vi fa vedere immediatamente cosa succede. Vedete che in base a questa semplicissima regola, da una situazione in cui le razze sono mescolate, si passa a una situazione in cui le razze si separano automaticamente. Uno potrebbe dire, va bene, ma perché abbiamo messo l'ipotesi razzista? Cioè, abbiamo imposto il 70% dei vicini. Se immaginiamo di scendere sotto il 50% dei vicini, immaginiamo per esempio di accontentarci del 30% dei vicini della nostra razza, no? Quindi io resto nel mio posto, se almeno minimo, perché concediamo, no? Un 30%, fino sotto il 30% mi sposto, ma con il 30% dei vicini rimango, che certamente non può essere definito un'ipotesi razzista. Vediamo cosa succede se le razze restano mescolate o se invece anche qui si separa. E come vedete, no? Insomma, macchie di leopardo un po' più piccole, ma comunque si separa. E allora ecco che la cosa interessante è che Schelling stesso scrive, a commento di questo modello che si chiamò segregation, il primo modello in questo diciamo, nel suo genere, scrisse questo: anche se ogni traccia di razzismo svanisse dall'oggi al domani, qualcosa di analogo a una legge della fisica, che qua già entra la prima volta la parola fisica, potrebbe continuare a tenere le razze separate come avviene per l'olio e per l'acqua, che tutti sapete che non si confermano, si mescolano al momento caffè e latte, no? Restano separate per leggi fisico-chimiche, no? Lui qua comincia a sospettare che dietro le quinte dei fenomeni sociali ci siano dei meccanismi automatici, no? Che anche se nessuno vuole una cosa, perché qua nessuno è razzista, ma il sistema si comporta in maniera razzista, nel senso che separa le razze. Ora, cosa dimostra questo esperimento di Schelling? Dimostra che è pericoloso farsi guidare dal senso comune quando si ha a che fare con quelli che i fisici, come gli scienziati, chiamano fenomeni emergenti, in questo caso a livello sociale. Fenomeni emergenti sono, no, dei fenomeni collettivi che in qualche modo emergono, non hanno nulla a che vedere con l'emergenza dall'altro, no? Emergono nel senso che vengono fuori dalla dinamica collettiva di elementi e che molto spesso non possiedono caratteristiche degli elementi, ma emergono caratteristiche nuove, imprevedibili sulla base delle caratteristiche degli elementi. Questa è la definizione di fenomeno emergente. Quindi è pericoloso farsi guidare da questa sensazione, che poi era quella comune all'epoca delle scienze sociali ed economiche, ancora oggi, cioè che il comportamento e le caratteristiche di una collettività, di una comunità di individui, comunità economica, comunità sociale, riflettesse, questa è la credenza, era ed è ancora la credenza, riflettesse o rifletta le caratteristiche individuali. Questo ci dice il buon senso, il senso comune, ci dice un po' l'economia e la sociologia classica. Quindi secondo questa credenza non si sarebbe dovuto osservare questo comportamento di Schelling, cioè se il sistema si comporta in maniera razzista vuol dire che tutti sono razzisti, ma Schelling dimostrò esattamente il contrario. Ora, se era una novità questa scoperta di Schelling per le scienze sociali ed economiche, non lo era certamente per la fisica, per i fisici. I fisici sanno benissimo, chi studia fisica sa benissimo che la grande varietà, no, delle forme della materia, compresi noi, quindi noi colori, forme, sapori, la trasparenza, il calore, la temperatura, eccetera,
non hanno tutte queste proprietà che noi poi vediamo a livello microscopico. Gli atomi non sono né caldi, né freddi, né rossi, né verdi, no? Né trasparenti, né duri, né molli, ma messi insieme in un certo modo, combinandoli in un certo modo, posso dare luogo ad un, no? Ad un oggetto macroscopico di un certo tipo, una certa temperatura, un certo comportamento, oppure di un tipo completamente diverso. Qua vi faccio vedere le cosiddette forme allotropiche del carbonio, cioè gli stessi atomi di carbonio messi in un modo vi fanno formare per esempio la grafite, che è quella, no? Che c'è nella vite, messi in un altro modo vi danno il diamante, legati in un modo ancora diverso vi danno il grafene, che avrete sentito nominare una sostanza che è stata scoperta anche recentemente, di cui sentiremo molto parlare in futuro, uno strato monatomico più robusto dell'acciaio, ma sottilissimo. Gli stessi atomi, oppure il fullerene, oppure i nanotubi, eccetera, gli stessi atomi di carbonio. Quindi il diamante o la grafite, dal punto di vista microscopico, sono fatti esattamente dello stesso tipo di atomi. Non vi consiglio di usare questo argomento quando regalerete una matita al posto di un anello alla vostra fidanzata moglie. Il professor qui ha detto che o la fisica dice che gli atomi sono gli stessi. Vi consiglio di non fare questo tentativo. Però sicuramente la realtà è quella, gli atomi sono gli stessi. E allora, perché vi dico questo? Perché nell'ambito della scienza dei sistemi complessi, ora diremo due paroline anche sui sistemi complessi, ma spesso si dice che siamo nel secolo della complessità, no? dei sistemi complessi, ed è l'argomento di cui mi occupo io nella mia attività di ricerca. Che cosa si è scoperto? Che analogamente a quanto succede per esempio in un gas, no? In termodinamica, le molecole di questa stanza, il gas, vapore, gas, quindi molecole allo stato gassoso, come le molecole di ossigeno, gli altri elementi chimici in questa stanza, hanno ciascuna un modo che è assolutamente imprevedibile e nessuno avrebbe la follia di andare a seguire il movimento di una singola molecola, né tantomeno di andarlo a prevedere. Ma perché non mi interessa prevedere il comportamento della molecola? Perché dal comportamento impazzito, imprevedibile, di miliardi e miliardi di molecole, io posso, dal punto di vista fisico, calcolare collettivamente le cosiddette grandezze macroscopiche della termodinamica, la temperatura, la pressione che c'è in questa stanza. Okay? Quello che si è scoperto, questo già si sapeva dai tempi della termodinamica, quindi quasi due secoli fa. E ma qual è la novità? Che l'analogia che ora faremo è questa, che così come, ripeto, dal comportamento imprevedibile di molecole emerge un comportamento collettivo prevedibile delle leggi fisiche, delle leggi della termodinamica che dicono se aumento la pressione, se diminuisco il volume, aumenta la temperatura, eccetera, così, in ambito sociale ed economico, quello che succede è che se anche il comportamento di ogni singolo individuo, attenzione, il comportamento dei singoli rimane assolutamente imprevedibile, ma la cosa strana è che mettendo insieme tanti individui all'interno di situazioni collettive, dove esistono evidentemente dei vincoli invisibili, dei vincoli sociali, delle regole sociali, no, che noi condividiamo, questi sono dei vincoli invisibili, che in qualche modo riducono i nostri, quelli che i fisici chiamerebbero i nostri gradi di libertà, cioè i nostri possibili comportamenti. Già una situazione banalmente, in questo momento voi siete qui, state seguendo, no, un seminario e quindi avete, no, un atteggiamento che si confà a chi va a seguire un seminario, state seduti tranquilli, che state ascoltando, non c'è nessuno che sta a ballare, no, un già, diciamo, a fare cose strane, no, non è che nessuno vi minaccia con la pistola, ma sappiamo, la situazione vuole che sono dei tipi invisibili, ho fatto un esempio banale per dire, che in qualche modo ci condizionano, riducono i nostri gradi di libertà. E quindi tante persone con la loro individualità, come voi siete, in questo momento noi collettivamente le raggruppiamo, dal mio punto di vista voi siete il pubblico, no? Quindi siete una comunità collettiva di cui non ha importanza il singolo che lavoro fa, che mestiere fa, che sesso è, eccetera. Collettivamente voi potrete applaudire, non applaudire, ridere, non ridere per una battuta, eccetera, vi comportate in maniera collettiva come, no, una unità, in qualche modo, un'entità collettiva che riduce la libertà del singolo, ma messi insieme, proprio grazie alle interazioni che ci possono essere tra di voi, ora sono poi qualche esempio, ai modi spesso sorprendenti con
possibilità, e capito, non avere computer, non avere la possibilità che abbiamo oggi, ma aveva intuito che collettivamente gli individui possono seguire dei comportamenti che magari potrebbero essere descritti da leggi analoghe a quelle della fisica, un po' come aveva trovato Schelling, ma non aveva ancora gli strumenti. Schelling aveva fatto un passo avanti, oggi stiamo andando ancora avanti e ipotizzando diciamo, che gli individui in certe situazioni, non sempre, quando siete a casa vostra, due o tre persone, non esiste questo, sto parlando di situazioni in cui molte persone, centinaia, migliaia di individui sono vincolati all'interno di un sistema che in qualche modo li vincola, riduce i loro gradi di libertà e quindi il comportamento collettivo emerge dalle relazioni, diventano importanti le relazioni tra gli individui e non chi sono, cosa fanno i singoli individui. E allora nasce appunto questa branca fisica sociale o sociofisica che considera appunto in questo senso noi stessi come atomi sociali. Fatemi leggere proprio dal libro L'atomo sociale 2008 di Lucani, che è un collega fisico, bravo divulgatore, leggo questo pezzo perché esprime un po' quello che sintetizza quello che ho detto finora. E di tanto di importanza, perché dice il fiorire delle ricerche, dice Lucani, in quella che mi piace chiamare fisica sociale, appunto sociofisica, mi ha convinto che ci troviamo una svolta importante nella storia. Stiamo assistendo, lui dice, a una rivoluzione quantistica nelle scienze sociali. Un fisico che parla di rivoluzione quantistica, sì, è una cosa importante, no? Tutti sapete la rivoluzione quantistica, no? Secolo fa, ha rivoluzionato il mondo microscopico. Ora siamo nel mondo della vita quotidiana, e però lui parla di una rivoluzione analoga nelle scienze sociali. Siamo probabilmente, attenzione a quello che dicevo prima, che vi dovrebbe tranquillizzare, ben lontani dall'identificare rigorose leggi per il mondo umano, leggi rigorose. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto in esso, nel mondo umano, strutture e regolarità somiglianti a leggi che non sono affatto in conflitto con l'esistenza, per chi ritiene che esista, del libero arbitrio individuale. Cioè noi possiamo essere individui liberi, tranquillamente, le cui azioni, è quello che dicevo prima, combinate, portano in ambito collettivo, solo in ambito collettivo, risultati prevedibili. Non molto diversamente, gli esempi che ho già fatto, come in fisica il caos a livello atomico conduce alla precisione cronometrica della termodinamica, ma si potrebbe parlare del mondo planetario, no? Anche i pianeti sono fatti di atomi. Eppure. Singolo atomo è assolutamente imprevedibile, la meccanica quantistica ci dice addirittura è indeterminato, eppure noi prevediamo che la cometa di Halley passerà ogni 72 anni con precisione cronometrica. Uno non ci riflette, ma è una stranezza, eppure succede. Forse la stessa cosa potrebbe accadere nel mondo umano. E allora sono nate in questi ultimi anni, parliamo degli ultimi 20 anni, 25 anni, nuove branche, appunto la sociofisica, l'econofisica, economia computazionale, sociodinamica, eccetera, per fisici che provenivano dall'ambito statistico, la meccanica statistica, che già di per sé è una branca interdisciplinare della fisica, perché qua capite che siamo in un settore estremamente interdisciplinare, perché cerchiamo di applicare modelli matematici della fisica a un ambito completamente diverso. E allora, qual è la ricetta della sociofisica che ora poi riprenderemo? Ricordatevela semplificata qui, che riprenderemo dopo per parlare della democrazia sotto. Allora, uno, un po' è quello che ha fatto Schelling, no? Individuare, esaminando gli indizi appropriati, un fenomeno socio-economico complesso, per esempio la segregazione residenziale, che si sospetta possa emergere da una dinamica più semplice a livello dei singoli individui, cioè dei singoli atomi sociali. Ok? Quindi, chi sono i nostri atomi sociali? Individuiamo un fenomeno socio-economico complesso, diciamo, che facciamo? Costruiamo un modello matematico semplificato, come ha fatto Schelling, magari appunto ispirandosi alla fisica, dice lui, del sistema che si vuole studiare, scegliendo come fanno i fisici di solito, poche variabili, poche leggi, esattamente un po' come Schelling, poche leggi, poche variabili, e vedere se mettendole insieme, applicandole, no, a tanti individui, a migliaia di individui, emerge, e questo poi che si deve andare a verificare, simulandole all'interno di un computer, qua esce fuori la parola simulazione, perché con i sistemi complessi l'equazione da risolvere, la matematica di Newton, no? La teoria, dove non il fisico, io sono un fisico teorico, ma lavoro essenzialmente con modelli di simulazione al computer. È raro che un sistema complesso si possa affrontare carte e penne, diciamo, no? Perché, proprio perché è imprevedibile per la sua natura. Però
se io vado a simularlo all'interno di un mondo virtuale, che è quello che ora poi faremo, osservo, posso osservare dei fenomeni che, simulati, che se ho fatto le ipotesi giuste, mi permettono di riprodurre quello che mi aspetto. Se questo succede, allora vuol dire che ho fatto un modello affidabile e posso andare a fare i famosi what if, cosa succede, se cosa succederebbe se io cambiassi questo parametro, andiamo a vedere come posso migliorare il comportamento del sistema. Questo è esattamente quello che faremo. Quindi attorno al concetto di atomo sociale sono nate tante braghe, diciamo, che oggi vengono esplorate all'interno della scienza della complessità, della sociofisica. I non fisici preferiscono chiamarla computational social science, quindi scienze sociali computazionali, per non dare il contentino ai fisici, ma i fisici ogni tanto la chiamano sociofisica, questo succede, diciamo, nell'ambito scientifico. Allora, noi oggi ci concentreremo, perché l'avete già capito dal titolo, la sorte, no? Applicata alla democrazia, al ruolo del caso. Ora vedremo come in questo contesto è possibile affrontare una problematica che però non riguarda solo, per la verità, solo i sistemi socio-economici, ma infatti ho scritto ruolo benefico del caso nei sistemi complessi in generale. Attenzione, andiamo a vedere un attimo questo per capire, è un altro ingrediente importante per capire ora poi come arrivare alla conclusione sulla democrazia. Allora, diciamo anche due paroline sui sistemi complessi. Un sistema, quando è che lo definiamo complesso invece che complicato? No? Una classica domanda, ma qual è la differenza tra complicato e complesso? Vi do una chiave di lettura che vi può aiutare. In generale, i sistemi complessi mostrano, lo abbiamo visto nel caso del sistema di Schelling, del sistema sociale, dei comportamenti emergenti che sono legati a una parolina chiave, la non linearità delle loro interazioni. E questo elemento, che ora spiegheremo cosa vuol dire, la non linearità che differenzia un oggetto, come per esempio un'automobile, no? Per quanto estremamente complicato, io dico che un'automobile nel suo funzionamento non è un sistema complesso. Perché? Perché è un sistema progettato per funzionare in maniera lineare, come si può dire. I sistemi lineari, diciamolo subito, cosa vuol dire un sistema lineare? In un sistema lineare gli effetti sono proporzionali alle cause. Prendete questa come immagine, no? C'è sempre una causa e un effetto. Piccole cause producono piccoli effetti, grandi cause producono grandi effetti. Se succede questo, vuol dire che c'è una proporzionalità tra causa e effetti. Io dico che il sistema è lineare. Perché i sistemi lineari ci piacciono? O meglio, piacciono agli ingegneri, un po' meno ai fisici. Agli ingegneri piacciono perché, se è così, se gli effetti sono proporzionali alle cause, allora, no, l'effetto complessivo prodotto da tutte le cause è uguale alla somma degli effetti. Il tutto è uguale alla somma delle parti. E quindi, per quanto complicato il sistema non è complesso, può essere progettato e dunque prevedibile, perché l'ingegnere progetta un sistema che sia controllabile, no? E progetta un sistema dopodiché, no? Non so che cosa farà. Oggi, per inciso, c'è una preoccupazione sul famoso intelligenza artificiale, machine learning, che potrebbe essere, no, la prima creazione dell'ingegneria moderna, di cui però noi non, che noi non riusciamo a controllare, quindi, no? È la prima macchina che non riusciremo a controllare, per questo siamo un po' preoccupati, che finora costruiamo una macchina, un'automobile, perché io so che quando sterzo a sinistra devo girare a sinistra, sterzo a destra, tira. Se sterzo poco giro di poco, se sterzo molto giro di molto, faccio questa cosa, se accelero poco accelera poco, se freno molto freno e così via. Se io frenassi poco la macchina si pianta, se io giro a sinistra poco la macchina mi fa questa cosa a destra. Voi capirete che, no? Sarebbe un po' arrabbiato, sarebbe un comportamento non lineare, mentre il sistema è progettato per essere lineare. Quindi sarà complicatissimo costruire quella macchina partendo da quei pezzi. È complicato, ma non è un sistema complesso. Invece il traffico, il famoso traffico, no? Se di queste automobili ne mettete migliaia all'interno di, un, no? di uno spazio limitato, no? A competere per arrivare prima, per trovare un parcheggio, per infilarsi, eccetera, il caos, diciamo, no? di una metropoli, ecco che voi avete un sistema altamente non lineare. Come si, da cosa si capisce che il traffico, ovviamente al di sopra di una certa soglia, non certo se ci sono quattro macchine, no? Al di sopra di una certa soglia, ora parleremo di soglie, è il sistema non lineare, perché gli effetti sono evidentemente non proporzionali alle cause. Voi tutti sapete che un piccolo tamponamento nell'ora di punta in una metropoli paralizza un'intera città, non penso che ci sia bisogno di dimostrarlo, no? Piccole cause, un piccolo incidente, un piccolo strettoia,
tutto un lavoro in corso, no? Ci sono file chilometriche e poi si scopre che era semplicemente perché c'era il tizio che stava votando i dati, no? Sulla tangenziale. Io vengo da Catania, capirete, insomma, mi perdonerete se mi arrabbio, no? Insomma, qui, però ne parlavamo prima, non c'è bisogno di andare in qualsiasi, magari Foligno è ancora un'isola, è un'isola felice, diciamo, da questo punto di vista. Però ecco, appena uno va in una metropoli, ecco, quello noi diciamo che è un sistema complesso. In un sistema complesso la non linearità diventa fondamentale, piccole cause possono produrre grandi effetti e quindi il tutto è maggiore della somma delle parti, che è una cosa che qualcuno avrà sentito, di solito è classica adagio quando si parla di sistemi complessi, si dice il tutto è un sistema complesso, il tutto è maggiore della somma delle parti. Perché? Perché ci sono le parti e poi sono le relazioni tra le parti, che sono però relazioni non lineari, cioè che a volte possono essere amplificate in maniera incontrollata. Il traffico non è prevedibile, se io prevedessi che c'è un ingorgo non ci andrei. Giusto? Quindi è chiaro, no? È imprevedibile, non è progettato per funzionare in quel modo. Funzioni che non malgrado noi cerchiamo di non farlo succedere, succede lo stesso, in maniera imprevedibile. Ebbene, i sistemi complessi manifestano questa linearità, di solito, già la parolina prima mi era scappata, questa non linearità si manifesta, io ho detto sì, cause, piccole cause, producono grandi effetti, questo discorso è legato all'esistenza spesso di soglie critiche, punti critici. Cioè significa che il sistema complesso, fino a un certo punto, cambiando una certa variabile, si comporta in un modo, sempre lo stesso, dopodiché appena quella variabile varia di poco, ecco che improvvisamente il sistema cambia completamente strategia di comportamento. Dico, gli esseri umani sappiamo che siamo sistemi complessi, chi di voi non ha sentito dire o a volte ama dire io sono buono e caro, no? Ma fino a un certo punto, giusto, lo diciamo sempre, cioè che vuol dire che io sono caro, ma non dovete superare la soglia critica. Ora chiaramente noi siamo sistemi di alta complessità, ci daremo sistemi un po' più semplici dell'essere umano, ma pur tuttavia complessi, dove si verifica questo. Fatemi fare un esempio sempre tratto dal traffico, parlavo dell'ingorgo, e ho detto prima che gli ingorghi nascono se c'è una piccola causa, ma voi saprete che a volte ci sono ingorghi che nascono anche senza nessuna causa. Cioè il famoso ingorgo fantasma, mi sarà capitato a volte di andare a Passo Duomo, poi un po' camminare, non mi fermare, perché c'è che succede, non cerca di guardare, poi quando arriva sul punto dove, no, dove le macchine cominciano a ricamminare alla velocità normale, non c'è niente. Poi viene, ma perché non camminavano tranquillamente? Gli è capitato? No, quindi non sto dicendo. Ecco, un po' di anni fa, all'MIT, degli scienziati fisici che si occupavano di fluidodinamica, cioè di dinamica dei fluidi, trovarono la soluzione, cercarono di trovare la soluzione per gli ingorghi fantasma, per quel fenomeno che vi ho detto. E vi faccio vedere da una simulazione cosa scoprirono. Loro scoprirono che al di sopra, per questo lo sto citando, al di sopra di una soglia critica di densità di automobili, perché al di sotto di quella soglia non ci può essere un ingorgo fantasma, ma appena si supera una soglia di densità, che succede? Una cosa che vi faccio vedere qui. Qua c'è questo esperimento, è stato fatto anche dal vivo in Giappone. Sono automobili che non hanno nessun motivo per fermarsi, giusto? E quindi camminano. Ora guardate cosa succede in questa zona in basso a destra. È successo che c'è stato un piccolo rallentamento di un'automobile, un piccolissimo momentaneo rallentamento di un'automobile che ha generato, non so se si vede, un'onda di compressione che sta rimanendo, non scompare, rimane nel sistema, sta girando in senso opposto alla rotazione delle automobili. Ve lo faccio rivedere così, guardate. Quindi girano tranquillamente. Ora guardate, qua ripeto in basso, c'è un'automobile in quella posizione che rallenta per un attimo e poi riparte. Guardate che questa piccola causa, no? Innesca al di sopra di una densità critica di automobili, innesca l'ingorgo fantasma. E questa cosa si riproduce anche nelle autostrade, nelle ruote, è un fenomeno assolutamente poi spiegato in fluidodinamica. È un'onda autorinforzante che i fisici chiamano solitone, eccetera, però non entro nel tecnico. Però avete capito cosa intendo, no? Quando dico una soglia critica. Allora, il concetto qual è? Non so perché qua si sta avendo un po' chiaro, ma si intravede. Allora, il concetto che vi dicevo prima è questo, cioè voi avete un parametro di controllo che cambiate sull'asse X e poi avete un parametro d'ordine che vi dice lo stato del vostro sistema, no? Questa curva verde mi dice che io, finché il mio parametro di controllo, per esempio la densità di automobili, non raggiunge un certo valore, il sistema si comporta, non cambia comportamento. Vedete? La riga. Poi appena io passo
percentuale valore, di quello il valore soglia spesso è chiamato punto critico. Il punto critico di solito per i sistemi che lo manifestano va regolato, bisogna regolare quel parametro per portare il sistema al punto critico. Al punto critico il sistema può cambiare il regime di comportamento. Ora fatemi fare questo cenno perché è interessante. La maggior parte dei sistemi complessi, più complessi, chiamiamolo così, hanno questo piccolo problema, perché uno potrebbe dire, dice, vabbè, se io conosco il punto critico, no, non lo supero, sto attento, rimango lì e mi mantengo il sistema nel regime che mi piace. Il problema qual è? Che molti sistemi complessi, ora vi farò degli esempi rapidissimi, si portano automaticamente, spontaneamente, senza che nessuno debba regolare nessun parametro di uno, si portano spontaneamente al punto critico, che a questo punto non si chiama più, scusate il gioco di parole, di punti, non è più punto critico, ma diventa uno stato critico, perché questi sistemi si portano in questo stato critico, al confine di solito si dice tra ordine e disordine, nel quale può succedere qualsiasi cosa, perché capite che siamo in una zona dove il sistema non sa se deve stare da un lato o dall'altro, e quindi manifesta i cosiddetti eventi esterni. E vi cito qua i sistemi, soltanto alcuni degli esempi dei sistemi in cui questo accade: i terremoti, gli uragani, gli incendi, le guerre, crolli in borsa, le epidemie, ma ancora lo scoppio delle mode, delle valanghe, eccetera. Tutti questi sistemi di cui noi veniamo a conoscenza solo quando c'è l'evento estremo. Ieri appena sono partito da Catania, qualche ora dopo, terremoto 4.4 a Catania, cioè mia moglie è rimasta sola, ma tu lo sapevi che sei tappato, come mi occupo anche di terremoti, no? Ti lasciavo, e la mia moglie subito pensa male, mi ha lasciato lì da sola, così per cui mi ha dato il delitto perfetto, ma basta che fossi io a fare provocare i terremoti, ma non lo sapevo. Perché i terremoti? Perché i terremoti sono eventi estremi, assolutamente imprevedibili, così come sono imprevedibili gli incendi, gli uragani, le guerre, i crolli in borsa, le epidemie. Dovrei fare un seminario intero su questo tema, che chiaramente non ho il tempo di farlo, per mostrare che tutti questi sistemi si comportano in un modo simile, perché sono tutti sistemi che, se io andassi a fare un diagramma, qua vedete sull'asse X, ci metto il grado di disordine di un sistema, e sull'asse Y ci metto la complessità di quel sistema. E allora, grado di disordine sull'asse X significa che all'estremo sinistro c'ho un ordine completo, no? Disordine zero. All'estremo destro c'ho ordine, disordine infinito, caos. Ok? Che cosa vedete da questa curva della complessità, questa che io chiamo collina della complessità? Che la complessità, per avere complessità, proprio perché dovete stare in questo stato critico, che genera complessità in tutti questi sistemi, che sono sistemi complessi perché si trovano in questo stato critico si trova in bilico su una collina ad alta complessità che sta in mezzo, come vedete, tra i due estremi di ordine completo e disordine completo. Come diceva il poeta Paul Valerino, una bella immagine, due pericoli minacciano costantemente il mondo, ordine e caos. E aveva ragione, uno pensa solo al caos, però ordine, e no, e l'ordine è un problema. Perché ora io ho citato degli esempi di, no, di sistemi, di cose negative, il grande terremoto, il grande incendio, ma attenzione, in realtà i sistemi complessi mantengono la loro complessità grazie a questo, ed è un bene solitamente, cioè i due estremi invece di bassa complessità sono peggio. Ora vedrete, cercherò di convincervi di questo, cioè un sistema complesso, si trova nello stato critico, sta in bilico, vedete, un equilibrio instabile, come diceva Paul Valéry, non ci basta niente per scivolare nell'estremo dell'eccesso di ordine o dell'eccesso di disordine. E questo è un male di solito, che si scivoli di qua, con tutti i suoi difetti, lo stato critico è desiderabile. Ha un nome anche questo stato critico tra, al confine tra ordine e disordine, si chiama margine del caos, in inglese edge of chaos, che è un sinonimo di complessità. C'è un altro famoso binomio, come diciamo, complicato complesso, c'è un altro binomio che di solito si confonde complessità con caos, teoria del caos, teoria della complessità, sembra una cosa analoga, vi sto dicendo che non è così. Il caos è l'estremo disordine, l'annullamento di ogni correlazione, mentre la complessità è a metà strada tra ordine e disordine, vedete, sale la complessità solamente al centro, al confine tra questi due. Questo confine si chiama margine del caos, proprio per dire che è al confine tra l'ordine e il disordine. Incidentalmente il sottotitolo del mio libro di qualche anno fa, Una passeggiata al margine del caos, che si chiama proprio la firma della complessità, e fa vedere che tutti quei sistemi che vi ho fatto vedere prima hanno un denominatore comune,
lasciamo stare il libro. Allora, spesso si dice che il nostro cervello è l'oggetto più complesso, no, che noi conosciamo, in qualche modo è vero, sempre che già sicuramente l'oggetto dei più complessi, il numero di connessioni, di percorsi che può fare un impulso cerebrale di un cervello è maggiore del numero di particelle elementari che ci sono nell'universo, tanto per fare un paragone. Il numero di percorsi possibili, non di impulsi elettrici, ma delle reti cerebrali, è maggiore, quindi capite che è una cosa estremamente complessa. Allora, perché sto facendo questo esempio? Vedete, questo è un articolo, ma ce ne sono tanti, The Human Brain is on Edge of Chaos. Cioè il nostro cervello è tra quei sistemi a margine del caso. Ma cosa c'entra con i terremoti, la crisi, eccetera? Beh, il nostro cervello è fatto di scariche neuronali, no? Quando andiamo a fare l'elettroencefalogramma, per esempio, giusto? Ora, queste scariche sincronizzate giocano lo stesso ruolo dei grandi terremoti, la grande scarica neuronale con il grande terremoto, il grande crollo di borsa, la grande guerra, eccetera. In questo senso, questa è l'analogia. Perché io dico che è un bene che stia a margine del caos il cervello? Perché in condizioni normali il cervello è a margine del caos, ma appena dovesse cadere nell'estremo dell'ordine, voi avete patologie associate a comportamenti compulsivi, no? Ossessivi compulsivi, ed è normale. Oppure avete l'estremo opposto, no? Comportamenti schizofrenici, e questo è un male pure. Quindi paradossalmente il fatto che il nostro cervello stia a margine del caos è un bene. Ma, e qua arriviamo ora alla parte che ci ricolleghiamo, c'è un altro candidato, diciamo, a occupare la vetta del monte della complessità. Potrebbe essere il nostro cervello, ma potrebbe anche essere qualcos'altro. E questo qualcos'altro è il sistema socio-economico globale. Non un singolo, una singola nazione, una singola multinazionale, ma tutto il sistema socio-economico, ecologico, mettiamoci anche, del pianeta, che oggi ha raggiunto una complessità enorme. Si è trasformato in una grande rete complessa, uno dei rami della scienza della complessità, quello dei complex network, di cui ovviamente non ho avuto il tempo neanche di accennare, cioè hanno una struttura particolare delle reti complesse, le reti nostre cerebrali non sono delle reti casuali completamente, né sono completamente ordinate, sono al confine dell'ordine e disordine, anche di come topologia, quindi come ordine delle connessioni. E quindi lo stato critico in cui si trova, cioè il nostro pianeta, si trova in uno stato critico e produce, no, una serie di eventi, vedete, è Geoff Chaos, il bubble finanziario, no? Il boom, se financia boom, cresce in chaos, no? Ad Age of Chaos, market, il respiro dei mercati, la volatilità. Cioè, noi sappiamo oggi che qualsiasi accadimento, no? Qualsiasi evento in una parte del mondo può provocare reazioni, crolli in borsa, guerre, in altre parti del mondo. Quindi il sistema è completamente interconnesso, come se fosse un unico grande organismo, no? A margine del caos. E i problemi non sono in ordine, sono in ordine sparso, ma come dire, non c'è bisogno che ve li elenco, no? I problemi interconnessi che oggi, le sfide che oggi dobbiamo affrontare, dovute al fatto che il nostro mondo sta a margine del caos, crisi finanziaria, vulnerabilità agli attacchi, corruzione, disuguaglianze, criminalità, estremismo, terrorismo, epidemie, migrazioni, eventi climatici estremi, e tra questi vedete anche quello che ci interessa oggi, la crisi della democrazia rappresentativa. Perché questo lo dico? Perché se la nostra società è la margine del caos, il margine del caos esprime quello che oggi noi chiamiamo democrazia. Se ci pensate, la democrazia è, i sistemi democratici sono sistemi in equilibrio, come il cervello di prima, in equilibrio tra i due, no? Autismo e schizofrenia. E così, se ci pensate, nella storia, ma non solo nella storia umana, la democrazia è sempre in bilico tra eccessi di dittature, da un lato, che è la minaccia, sempre può valere, o eccessi di anarchia. Sono esattamente i due corrispettivi cerebrali che però stiamo traducendo nell'ambito dei sistemi socio-economico globale, ma c'è un'analogia molto stretta. Quindi la democrazia è un po' in equilibrio tra queste due. Oggi non abbiamo il baffetto, certamente non abbiamo, però la nostra democrazia, come si diceva prima, comincia ad avere sintomi, no? Qualche sintomo, diciamo, che un po' cade verso la sinistra, non la sinistra nel senso di politico, ma qua che cade in quella direzione c'è, ma già l'aveva capito Robert Michels un centinaio di anni fa. Esiste, qualcuno forse di voi lo conosce, la cosiddetta legge ferrea dell'oligarchia che lui aveva enunciato.
e ancora figurati nel 1909, poi doveva succedere ancora il peggio, ma già lui aveva capito che in condizioni normali, senza gli eccessi del nazismo, eccetera, in condizioni normali, i partiti di massa, in qualche modo inevitabilmente, per questo si chiama legge ferrea dell'oligarchia, vanno degenerandosi in organizzazioni oligarchiche. È quasi naturale. E noi poi sappiamo che negli ultimi anni, no, in Italia abbiamo avuto, no, forme di protesta, no, la partitocrazia, i famosi baffadei di Grillo, che poi sono si passati da Grillo a Conte senza passare dal Dia, ancora ci si chiede, ma cosa abbia in comune, no? La casta, insomma, tutti sapete, si è parlato per anni, la casta eccetera, ma tutto poi non si fa mai niente, no? Tutto... E il problema qual è? Non è servito a niente, come dire, lamentarsi, perché? Come diceva Michael, sempre lui, perché lui la chiamava legge ferrea? Lui diceva sempre, fino al 109, era un po' di Schelling, ricordate gli Schelling, il mondo sociale, le leggi fisiche applicate al mondo sociale. Lui scriveva la trasformazione resa ferrea nel senso di inevitabile, in quanto le necessità organizzative dei partiti portano necessariamente a tali trasformazioni, in senso oligarchico. Cioè diceva, è connaturale al sistema partito. Non è perché sono cattivi, perché c'è il complottismo, perché è automatico, ma nessuno era razzista e il sistema si comportava in maniera segregata, senza che nessuno lo volesse. E può accadere la stessa cosa, nel caso di Giorgio, se uno pure lo vuole, ma anche che non lo volesse nessuno. Tutti i segretari dei partiti, tutti i politici sono immacolati, tutti vorrebbero il bene, eppure la struttura del sistema porta in quella direzione, cioè verso l'oligarchia e quindi verso un eccesso di ordine che è negativo. Altri sintomi, dico sì, la partitocrazia è un sintomo, ma dico, è chiaro che si citava prima, no? Si diceva prima, questa è l'affluenza alle urne, dal 48 al 2022, ragazzi, questa è l'affluenza alle urne a sinistra, a destra, a sinistra c'è al contrario, la disaffezione verso la politica, no? Quindi al solito, dal 46 fino al 2022. E qua vedete che la disaffezione sale, no? Quindi il numero, l'astensionismo sale e la partecipazione scende. Si è toccato il minimo con il 2021 con il 40%, qua c'è il 40 di febbre, ma siamo insomma, quasi al 40%, al 36% di astensionismo, che fa sì che ogni volta che poi, qua parlo delle elezioni politiche, che fa sì che ogni volta che vince qualcuno poi c'è sempre qualcuno che dice sì, ma non era la maggioranza degli italiani, era la maggioranza di chi è andato a votare, che però era, no, il 64%, quindi se uno ha la maggioranza del 64% c'è il 32%, ma il 32% è un terzo della collettività. Cioè nessuno, ma da quanti anni nessun partito va a votare con la maggioranza degli italiani? A seconda della maggioranza degli elettori. Ovviamente i politici hanno un buon gioco a dire, ma votare è il vostro diritto, ma non c'è niente, sono cavoli vostri. E però sì, nel senso sì, è vero che è il nostro diritto, ma sarebbe un nostro diritto anche avere delle liste di candidati che io non posso scegliere, non bloccate di candidati invotabili, dove io devo andare sempre a Turacco Pinzinice, no? Vado a votare a Turacco il naso, voto il meno peggio, ma perché? Dove? No? E quindi io dico, allora, se non vado a votare, che colpa sua che non voglio votare o è colpa dell'offerta che mi fanno? Se mi votassero persone attendibili che mi piacciono, con piacere io ti vado a votare, ma cioè c'ha pure ragione quella percentuale, il 36% magari non va a votare, non è che gente che se ne va a mare, come si diceva una volta, no? Ma siamo cosa ancora balneare. In bico, sì. Siamo ancora in bico, abbiamo preso una direzione. Ah, aspetta, abbiamo preso quella direzione, ma non è un problema solo italiano, no? Anche nelle elezioni europee, queste sono addirittura nelle elezioni europee, in Italia addirittura si è arrivato nelle ultime 2019 al 54%, ma anche come vedete questa è la media dei paesi UE, addirittura siamo al di sotto del 50%, ragazzi, quindi è un problema enorme, che però ricordiamoci che i partiti ci mettono il referendum, cioè il famoso quorum, solo ai referendum che sono quelli che intralciano il lavoro, no? Se c'è una legge di iniziativa popolare che deve passare al referendum, e allora lì per abrogare una legge che hanno fatto loro, i cittadini devono superare il 50%, perché se non superano il 50% alle urne non è che possiamo far sì che una minoranza decida per tutti, ma questo ragionamento si fa solamente sui referendum. Quando però si va a votare per le politiche, anche che andassero a votare il
vibrano, si muovono più velocemente, mentre un oggetto freddo è fatto da atomi più lenti. Quindi, no? Quando io parlo di rumore termico, intendo dire aggiungere rumore termico significa aggiungere movimento, energia cinetica agli atomi, ok? E quindi sto aggiungendo energia cinetica alla gara e quindi funziona. Che è una cosa strana, no? Di solito, perché uno spesso tende a pensare al rumore come un disturbo. Io vedo guardare la partita, ogni tanto la televisione mi fa un rumore termico, anche io il rumore elettromagnetico, no? È un fastidio, certamente. Oppure io con la telefonia e c'è rumore, non riesco a sentire. Noi normalmente la parola rumore è associata ad un fastidio. E qua invece questo esempio è fatto apposta per dire che a volte il rumore migliora, rende più efficiente un sistema, in questo caso rende più efficiente il fatto che dovete tirare la gara. Allora, in tutti quei, torniamo ai sistemi complessi, i sistemi complessi di solito possono avere due regimi, no? Di bassa efficienza o di alta efficienza. Immaginate che questa pallina rappresenti il sistema complesso, solitamente, siccome è un sistema complesso, nei cosiddetti paesaggi dell'energia, che di solito i fisici ci piacciono molto, immaginate questa linea come un paesaggio dell'energia in cui c'è una buca a bassa efficienza che intrappola il sistema complesso, cioè in un regime in cui lui non funziona bene, ma è intrappolato lì perché? E perché c'è questa barriera, si chiama barriera di potenziale, capite proprio gravitazionalmente, no? Non la riesce a superare, non ha energia sufficiente per superarla e portarsi e cadere nella buca più profonda che rappresenta un'alta efficienza. Quindi è intrappolato in un minimo locale, come si dice in termini tecnici, no? E resta tempo. Ora, che succede? Perché sopra c'è scritto il ruolo benefico del disordine, il caso del rumore nei sistemi complessi? Perché aggiungendo un po' di rumore, come per la chiave, quindi equivalente, aggiungiamo un po' di rumore termico alla nostra pallina, cominciamo a fare sballottare, arriverà un momento in cui do un'energia sufficiente a saltare la barriera. Cioè il rumore mi aiuta a superare la barriera. Questo è il punto. Non è più un disturbo, ma mi fa superare la barriera e mi fa passare da uno stato a bassa efficienza a un'alta efficienza. È esattamente quello che succede al cervello. Il nostro cervello, per mantenersi al margine del caos, è un ambiente rumoroso. Il nostro cervello, parte, non per forza se vado in discoteca, un ambiente rumoroso, sì. Io parlo chimicamente, dal punto di vista biochimico. Il cervello umano, lo sanno benissimo, biologi, biochimici, neurologi, è un sistema molto rumoroso, nel senso che avvengono un sacco di processi che dal punto di vista quantitativo eccetera sono rumore, una specie di rumore termico, eppure mantengono il sistema esattamente in uno stato ad alta efficienza, perché altrimenti, quando io facevo dire prima la pallina che cadeva, questo è un altro modo di vedere, no? L'alta efficienza corrisponde alla cima, no? Della nostra collina, invece la bassa efficienza corrisponde a quando il sistema cade nell'eccesso di ordine o di disordine. Quindi per mantenerlo, il nostro cervello, in uno stato di alta efficienza devo dargli quell'ambiente rumoroso, che non è un problema, ma anzi aiuta il cervello a rimanere lì. Questo discorso del rumore, che del ruolo benefico del rumore, funziona, fatto il cervello ad esempio, ma funziona in tantissimi, se potrei fare un altro seminario solo su questo, partendo dalla fisica, il Nobel Giorgio Parisi ha vinto il Nobel anche per i sistemi complessi, anche perché aveva scoperto un fenomeno che si chiama risonanza stocastica, la parola stocastica fa riferimento al rumore, introducendo rumore si stabilizzavano le glaciali della Terra con il rumore. In assenza di rumore il clima sarebbe impazzito. Questo è uno dei motivi per cui ho vinto il Nobel. In biologia ho fatto l'esempio del cervello, ma l'evoluzione delle specie non si basa anche sulle mutazioni casuali, poi si basa sulla selezione del più adatto, ma il più adatto viene generato per caso. Quindi sono due gli elementi della selezione naturale dell'evoluzione darwiniana: le mutazioni casuali e poi la selezione del più adatto. Cioè genero tante varianti, quella più adatta mi sopravvive, poi figlia, i discendenti, sai, poi così via, vengono selezionati. Ma le mutazioni sono casuali. Quindi il caso è al centro della evoluzione delle specie. Ma in economia, in management, ce ne siamo occupati in tanti anni, non ho il tempo, ma fidatevi. Funziona dappertutto. Quello che a noi ora interessa chiaramente è vedere se sto benedetto rumore può funzionare anche in democrazia. Cioè, è esattamente il discorso che abbiamo visto alla collinetta, no? Come il cervello
all'efficienza. È possibile, con un po' di umore, esattamente con il meccanismo che vi ho spiegato prima, indurre questo salto di quella barriera che ci separa dallo stato desiderabile? E ma di che rumore stiamo parlando? Perché ogni sistema ha bisogno del suo tipo di rumore, no? Per gli atomi di energia cinetica, il cervello, biochimica, la selezione naturale, sono le mutazioni casuali, nel caso della democrazia, di che rumore parliamo? Il sorteggio. Il sorteggio è un modo per applicare il rumore, il caso, a una democrazia che è fatta su di regole, no? Cioè fatta di regole e di libertà. Quindi per questo è il confine tra l'ordine e il disordine, non l'ho detto prima, ma è evidente, no? Sta al centro perché è un mix di regole ma di libertà, cioè non abbiamo la nostra libertà ma dobbiamo rispettare le regole, per questo è al confine. Ma se le regole cominciano a diventare troppe e limitano la nostra libertà, questo è un altro modo di interpretare il fatto che scivoliamo verso l'eccesso di ordine e quindi restiamo intrappolati in quella zona di bassa efficienza. Come facciamo a riportare lì? Ora vi farò vedere che il sorteggio, qui arriviamo al nucleo, se ho qualche altro minuto, arriviamo devo arrivare al solo. E allora vado veloce. Il sorteggio in democrazia non è una novità. C'è una novità per chi come noi è stato un po' indottrinato a ritenere che il sorteggio, scusate, che la democrazia sia sinonimo di elezioni. Perché da quando noi conosciamo, da quando siamo nati, ci hanno sempre detto che democrazia è parente delle elezioni, cioè l'election day in cui i cittadini finalmente, no, possono liberamente esprimere, no, selezionare i loro rappresentanti, si parla di democrazia rappresentativa, dopodiché i rappresentanti fanno quello che vogliono per 5 anni, perché dice, ma no, già sappiamo che poi con i programmi elettorali sì, sa c'è il tempo elettorale, siamo quasi abituati a questo andazzo, no? Il punto qual è? Che come leggete lì, ma qualcuno di voi magari lo sapete, in realtà la prima democrazia compiuta, che è quella ateniese, quindi sto parlando di 2500 anni fa, si basava sul sorteggio, non c'era un'elezione. La prima democrazia basava sul sorteggio, un po' diverso, ma era basata sulla cosiddetta sortition, cioè la selezione casuale a rotazione dei legislatori. Tutti, si diceva che tutti nella vita da tempo prima o poi facevano, la loro vita avrebbero più o meno partecipato a una carica pubblica, perché c'era una rotazione frequente di carica sorteggio. È un criterio fondamentale. Perché ad Atene, che non erano stupidi, no? Sì, ma erano 20.000. Ho detto. Erano 20.000, sì, erano 20.000, ma infatti non sto riproponendo, ho detto. Non ho detto che il modello di Atene è esattamente. Ho detto che però ad Atene certamente erano pochi, le donne non votavano, gli cristiani non votavano, c'erano tante cose che non andavano, perché sto proponendo Atene come modello ideale, ha ragione, erano relativamente pochi, eccetera, però fatto sta che, no, usavano il sorteggio. Perché però il punto qual è? Non tanto se il modello è perfettamente diverso, ma il motivo per cui usavano il sorteggio ce lo dice Aristotele. Aristotele pare abbia scritto che il sorteggio sta alla democrazia come le elezioni stanno all'oligarchia. Cioè, avevano capito che appena si comincia invece di sul sorteggio, perché lì appena si comincia a dire no, qua votiamo, però i candidati li scelgo lì, ecco, si innesta una strada, come diceva Mingels, la ferrea strada verso l'oligarchia. L'avevano capito, non è che erano. Infatti molte altre città nella storia usavano, se uno va a vedere la storia, Bologna, Parma, Vicenza, molte in Italia, vedete anche San Marino, Barcellona, in Spagna e Svizzera, ma Firenze, Venezia, il Doge di Venezia per esempio, qua vedete per 500 anni veniva scelto con un mix di elezioni e di sorteggio. Cioè il sorteggio è stato mantenuto fino a un certo punto e poi da un certo momento in poi si è imposto un altro modello. E quindi per centinaia di anni, fino ai nostri giorni invece, tutto questo è stato dimenticato e si è associato, come diceva Aristotele, la democrazia stranamente alle elezioni, laddove prima, in tutti questi casi per lo stesso motivo, per evitare oligarchie e formarsi di gruppi di potere, si usava il sorteggio, proprio per il motivo, per evitare quello che oggi noi verifichiamo. E allora oggi in realtà, saltando ai nostri giorni, e ora vi farò vedere nella parte conclusiva anche altri esempi, in realtà il sorteggio
giurie popolari, non nei sistemi giudiziari. Ci sono sempre i film degli Stati Uniti dove si chiama la giuria deciderà, ma la giuria sono esperti. Cioè la vita degli imputati negli Stati Uniti, ma da noi non si usa questo nel sistema giudiziario normale, nelle corti d'assise, se qua c'è qualche corte d'assise funzionano tutte da noi così. Cioè c'è un gruppetto, questo vengono scelte a caso, c'è il barbiere, le vicinanze della rete, ci sono gente esperta, non sono esperti, però sono loro che scelgono, attenzione, ricordatevi questa storia, non sono esperti, ma devono essere convinti dagli avvocati rispettivi, cioè loro sono lì, ascoltano i pareri degli esperti, che sarebbero gli avvocati, gli esperti, il problema non è degli esperti, che spesso gli esperti hanno pareri discordanti, questo è il punto, sono esperti, ma hanno pareri discordanti, e chi decide, no? Siccome è difficile trovare il super esperto che, no? Che tra i due esperti decide che, e allora la giuria serve a questo, cittadini che vengono informati, ma poi decidono loro. Noi non siamo, io non sono esperto in idraulica, quando vi si rompe quando vi si rompe il rubinetto chiamo un idraulico, anzi chiamo un idraulico, magari gli faccio fare un preventivo, poi ne chiamo un altro, vi faccio fare un altro preventivo, vi faccio raccontare, dopodiché scelgo io però da chi farmi fare il lavoro. Non è l'esperto che ti dice no, tu devi fare così, pago io, scelgo io. Attenzione a questo concetto che è importante. E la democrazia, siamo noi cittadini i padroni della democrazia, siamo noi che dovremmo scegliere. I partiti dovrebbero essere gli esperti, però stiamo attenti a questo discorso. Passando ad altri casi, Simone Royale, per esempio, aveva proposto qualche elezione fa di selezionare in modo casuale delle giurie popolari, tipo quelle dei sistemi giudiziari, per controllare il lavoro dei politici. Bartlett e Carty in Inghilterra avevano proposto una riforma radicale della Camera dei Lord per mezzo di estrazioni casuali. L'Irlanda recentemente ha svolto un importante esperimento di democrazia deliberativa dove 1000 islandesi, casualmente selezionati tra i 18 e gli 89 anni, hanno riscritto la Costituzione. Quindi sembrerebbe che stia emergendo qualcosa. Questo Cédric Villani era candidato nel 2019 alle elezioni, un matematico, piacerebbe al professore Di Freddi, perché lui matematicamente aveva detto che avrebbe la sua corsa alla candidatura di sindaco, avrebbe selezionato i candidati delle liste da cui votare scegliendoli, estraendoli a sorte. Quindi c'è questo tipo di tendenza. Poi c'è Grillo da noi. Qualcuno di voi si ricorderà che Grillo ogni tanto, l'ultima nel 2019, ogni tanto aveva la sparata, ma i politici non servono, sostituiamoli con sorteggio, ma lui, come si vede anche da questo articolo, democrazia e sorteggio, la presenta sempre, non ha fatto un buon servizio Grillo, come in altri ambiti, nel senso che la buttava su una buttante, quindi la faceva sembrare una buttante, perché la dice rimanere a sé, la sembrava la solita grillata, no? E però lui diceva che eliminiamo tutti voi, sorteggiamo tutti i politici. Morale della favola. Il punto qual è? Che secondo il senso comune è difficile decidere se il sistema, perché il sistema dei partiti ha dei suoi vantaggi. Ma il problema è, da solo non funziona, ma allora buttiamo via i partiti e sorteggiamo tutti i parlamentari, come per esempio provocatoriamente diceva Grillo, oppure mi serve un mix dei due, ma un mix dei due in che modo? E allora ecco che arriva la sociofisica, no? Ecco che la scienza ha tutto questo per dire che arriva la sociofisica, provo, ma un metro, no? Però capite che se no io mi presentavo direttamente questo, cioè di che cosa stiamo parlando. Questo ora parlo veramente velocissimo, vi dico qual è la nostra, cosa abbiamo parlato con questi colleghi, un Garofalo, un sociologo, una risata con un fisico, Spagano e Casetto sono economisti. Nel 2011 abbiamo proposto questo articolo scientifico, in stile sociofisico, abbiamo identificato il problema, e il problema qual era? Simulare un Parlamento all'interno di un computer, come era il discorso di Schelling, la città era la scacchiera e noi abbiamo fatto diventare il Parlamento reale, è diventato un Parlamento virtuale. Fatemi superare questa cosa qui perché sennò non ho il tempo di fare questa cosa. Ecco. Allora, questo Carlo Cipolla è un economista italiano che aveva proposto un suo interessante diagramma dove ha immaginato che gli individui, lui parlava degli individui che rappresentano i puntini, si possano descrivere in un diagramma dove sulla X ci metto il vantaggio personale e sulla Y il vantaggio collettivo. Quindi un puntino
Pino che si trova qui rappresenta una persona le cui azioni producono un vantaggio a se stesso, ma anche un vantaggio agli altri. E voi capite subito che, per esempio, qua sotto, qua lui diceva ci stanno gli intelligenti perché producono un vantaggio a me e anche agli altri. Qua ci stanno i banditi, vantaggio personale a scapito degli altri. Qua li chiama gli sprovveduti, vantaggio collettivo a scapito degli altri. E qua dice una categoria assolutamente, non volevo passare, ma il suo scritto si intitolava Le leggi fondamentali della stupidità umana, perché diceva ci sono persone che incredibilmente hanno azioni che non solo danneggiano la collettività, ma loro non ci guadagnano pure niente, anzi addirittura ci perdono. E la classica persona che dice vuoi la sanzone con tutti i figli di sé, cioè, come dire, no? E ha un comportamento assolutamente irrazionale. Lui ha una legge che è bellissima, questo lo consiglio, se lo trovate, si trova online in libreria, le leggi fondamentali della stupidità umana. Ora noi siamo, perché lo sto citando? Perché noi abbiamo preso il diagramma di Cipolla e ci abbiamo messo i puntini, diventano i nostri parlamentari, i nostri legislatori, subito uno pensa di stupidi, no? Però lasciate stare un attimo il discorso di intelligenti e stupidi. Qua poi capite che i legislatori di un Parlamento hanno da un lato l'interesse personale, essere eletti, vantaggi personali, dall'altro dovrebbero fare il bene della collettività, quindi ci sta che stiano qui. Però vedete che mentre i legislatori appartenenti ai partiti, qua immaginiamo due partiti o coalizioni, stanno tutti raggruppati in questi cerchi, no? Vedete questi verdi e questi rossi, poi c'è una componente di questi puntini liberi, no? Che sono i nostri sorteggiati, che devono, noi li chiamiamo indipendenti, perché devono essere indipendenti dai partiti. Perché il problema dei partiti qual è? Che votano per logica di partito, per disciplina di partito, che tra l'altro è anticostituzionale, perché nella Costituzione c'è scritto, l'articolo 21 mi pare c'è scritto, chiaramente che non i parlamentari non hanno vincolo di mandato. Eppure appena uno vota in maniera dissimile dal partito, subito è esposto al pubblico ludibrio. Ah guarda, quello è stato eletto 5 Stelle e ha votato con la destra, quello è stato eletto a destra e votato alla sinistra. Ci lamentiamo di questo? Nella Costituzione in realtà c'è scritto che non hanno vincolo di mandato, quindi ci dovremmo mettere d'accordo, lo eliminiamo. In teoria per la Costituzione dovremmo essere tutti indipendenti, quindi i partiti non ci dovrebbero essere, nella misura in cui appartenere a un partito significa votare per disciplina di partito, che è quello che succede, decidi il capogruppo e tutti votano su quella governo allo stesso modo. E noi nel modello assumiamo questo, che ci siano due coalizioni, vado veloce, due blocchi contrapposti che votano nello stesso modo, dopodiché c'è una certa percentuale, vedete qui, di puntini liberi che sono i nostri parlamentari sorteggiati. Ebbene, ogni parlamentare avanza una proposta di legge che ha un certo, no, un certo valore suo personale per se stessi e per gli altri. Quindi in questo senso, ve l'ho spiegato prima cosa voglio dire, ma ovviamente a noi interessa il vantaggio collettivo, perché non ci interessa il vantaggio personale, ci interessa che i parlamentari diano un vantaggio collettivo alla società e non a svantaggio, no? Però ognuno è nella sua posizione, ovviamente facciamo statistiche su tante posizioni diverse, quindi vengono avanzate le proposte di legge e vengono votate dagli stessi parlamentari. Non entro nel meccanismo, perché poi chi è interessato si può andare a guardare, cioè la proposta viene accettata se si trova nella finestra di accettazione, insomma c'è tutto un meccanismo con cui vengono approvate. Ovviamente il meccanismo è positivo, nel senso più sono buone queste proposte più è maggiore la probabilità che vengono approvate, più sono scarse non dovrebbero essere approvate. Morale della favola, una proposta di legge viene approvata se riceve il voto favorevole del 50% più uno dei votanti. Quello che noi mettiamo a confronto è il discorso degli indipendenti, cioè questi i puntini neri votano ciascuno in base alla sua posizione, con la propria finestra di accettazione, mentre i partiti votano con un'unica finestra per tutti, questo è il discorso. Cioè decide il loro baricentro. Nel baricentro vede c'è questa finestra, se si trova all'interno della finestra viene votata da tutto il partito, da tutta la coalizione. Chiaramente vede questo partito che è intelligente, c'è una finestra di accettazione più piccola che questa qui. Quindi vota solo cose molto buone. Un partito qua che rientrerebbe negli stupidi, come diceva Cipolla, ha una finestrona, no? Voi dovete partire dal centro, tirare una linea qui, avrebbe vota tutte quelle proposte lì, tanto per spiegarvi un pochino come funziona. Cioè ha una logica, diciamo, per come vengono per. Mentre ogni indipendente vota per conto suo. Morale della favola, andiamo a stabilire un'efficienza, quella delle buche, bassa efficienza, alta efficienza, come la stabilisco? Andando a moltiplicare il numero di leggi approvate alla fine di una legislatura. Quante leggi sono state approvate? Perché se una legislatura non può avere neanche una legge, scappa, come dire, non va bene. Ma il beneficio collettivo, quindi il valore medio sull'asterizio, non è pure importante. Quindi noi definiamo l'efficienza del sistema come il prodotto del numero di leggi approvate per il beneficio collettivo. Morale della
che vi dicevo prima. Esiste un numero ottimale di legislatori indipendenti selezionati a sorte dai cittadini, in grado di massimizzare l'efficienza del Parlamento facendo l'ago della bilancia, no? Tra le due coalizioni? Questa è la domanda che ci siamo posti. Quel numero di puntini, di quei puntini neri, in percentuale sul totale, quanto deve essere per avere, no? È un bene o un male? Ci mettiamo solo puntini neri e eliminiamo i partiti? O lasciamo solo i partiti e eliminiamo i puntini neri? Se andate a mettere qui, sulla 6X, solo partiti da un lato, no? 0% di indipendenti, tutti in 500 parlamentari, immaginate, quindi zero indipendenti, ci sono solo i partiti, tutti indipendenti, solo puntini neri, questi sono i due estremi. Guardate qui l'efficienza che cosa fa. Ci sono tre curve, perché dipende dalla dimensione relativa dei partiti. Cioè immaginate una situazione in cui c'è un partito di maggioranza che è il 51% e la minoranza è il 49%, quindi sono molto vicini. È la prima curva. Se sono molto vicini tra di loro, 51%, vedete che c'è un picco di efficienza a un basso numero di indipendenti. Ne bastano pochi indipendenti per massimizzare il picco. Poi scende di nuovo. Qua se invece sono 60 e 40, sale, ma c'è sempre un picco, sale un po' dopo. Se sono l'80% bulgaro, sale qua sopra e scende. Ma guardate cosa succede, che sempre i due estremi, sempre il solito discorso, i due estremi come ordine di soldi, no? I due estremi sono a bassa efficienza, cioè solo partiti, ma anche solo indipendenti, l'efficienza è bassa, sale all'interno, ma il picco si sposta. Noi abbiamo provato anche una formula che mi dice, in funzione della percentuale del partito di maggioranza, esattamente quale deve essere questo numero magico che mi dà il picco di efficienza. Col 51% deve essere qui, sono 8, col 60% sono 150, con l'80% sono, la mettete qui, qua vedete il numero e qua vedete la percentuale del partito di maggioranza. E vedete che le simulazioni sono queste gialle, e questa è la nostra predizione, abbiamo trovato matematicamente una formula che dipende solo dal numero totale di parlamentari e dalla percentuale. Vedete che perfettamente ci sta sopra. In base a questa regola, siamo alla fine, come le sostituiremo? Il nostro modello cosa ci direbbe? In un mondo ideale cosa dovrebbe succedere? Il giorno delle elezioni, si vanno alle elezioni, appena si stabilisce, chiaramente questo è un modello semplificato, con due grandi coalizioni, no? Centrodestra e centrosinistra. Appena si finiscono le elezioni si vede per esempio che la coalizione che vince ha il 55% e l'altro il 45%, si mette quel valore 55% nella nostra formulina magica e ci dice in quel Parlamento servono su 500 parlamentari 80 scelte a caso. Quegli 80 seggi vengono tolti ai partiti, che si spartiscono secondo quello che hanno vinto gli altri. Quegli 80 vengono dati a cittadini sorteggiati tra i comuni cittadini che avevano diritto al voto. Diritto al voto tranne non possono fare meno sorteggiare. Questa è una scelta. Ma poi l'abbiamo perfezionato questo modello, in questo articolo del 2021, abbiamo dimostrato che in realtà, siccome va bene, sì, il picco si sposta, ma alla fine se voi ci mettete un numero di parlamentari indipendenti tra il 20 e il 70% va bene comunque rispetto a non averne affatto o averli tutti indipendenti. Perché questo? Perché ci piace questo intervallo? Perché guarda caso è l'intervallo in cui si sposta l'astensionismo. E allora la nostra ultima proposta qual è stata? Che così giustifichiamo, diamo un senso all'astensionismo, che il giorno delle elezioni noi proponiamo una terza linea, invece di usare la regola nostra matematica, perché non piace la regola matematica, vabbè, non usiamo la regola matematica, il giorno delle elezioni si va a votare. Chi non vuole votare i partiti va al seggio, invece di fare scheda bianca, invece di non andare a votare, si lega al seggio e dice guardate, con questi nomi che voi mi state offrendo, io faccio meglio da solo, iscrivetemi alla sostituzione list. Io non voto per i partiti, io però mi iscrivo alla sostituzione list. Benissimo. Immaginiamo che c'è quel famoso, l'abbiamo visto prima, quel 36% che non è andato a votare, mettiamo che quel 36% si iscriveva alla sostituzione list. A questo punto 36% cade qui, no? Il mezzo tra il 20 e il 70 ci sta. Quindi l'efficienza aumenta secondo il nostro modello. Benissimo, quel 36% di seggi vengono tolti ai partiti, avete fatto nomi a cavolo, avete messo le liste bloccate, vi togliamo, non vi hanno votato, se vi votavano tutti, voi vi spartivate tutti i seggi. Ma siccome il 36% di persone non vi ha votato, ci dispiace, ma quel 36% di seggi li spartiamo a quelli che non mi hanno votato.
scienziati politici, eccetera. Ah, però non perché diventano parlamentari così allegri, no? A rotazione frequente. Rotazione. Cioè, anche per ogni legge, come le giurie popolari, per ogni imputato c'è una giuria, per ogni legge cambiano i sorteggiati. Quel 36% di seggi, perché devono rimanere per 5 anni? A ogni proposta di legge si sorteggia una persona nuova. Così c'è una rotazione, tutti i cittadini entrano nel gioco, si riavvicinano alla politica. I partiti sono indotti a mettere persone presentabili perché così, no? Perché così me ne votano, no, chiunque metto, tanto anche che votano il 30% delle persone, che me ne tanto i seggi me li spartisco io, no? Se il 70% delle persone non va a votare e io metto il 70% dei seggi, un pochino o no, mi comincerei, no? E quindi introdurrei quella che si chiama l'accountability, cioè la responsabilizzazione dei partiti. Mettete delle persone, io non è che ci tengo ad andare a fare, se mi mettete una persona che a me piace, a me la voto, mi va bene che mi rappresenta, mi devo fare rappresentare, no, a quel punto faccio da solo. Però approfondite, abbiamo finito, questo libro l'abbiamo scritto nel 2000, c'è un po' di indirizzi qui, poi verranno diffuse le cose, sono indirizzi, c'è un libro, ci sono articoli sulle scienze, se abbiamo scritto male gli anni, siamo andati pure a Montecitorio a raccontare queste cose, immaginate, immaginate voi con quale tipo di risultato, no? E poi per chiudere, cioè, ormai noi facciamo parte come comitato scientifico di diverse associazioni, questa è un'organizzazione per la democrazia rappresentativa aleatoria, Odera, c'è il sito, vi suggerirei di vederlo, questi sono i fondatori del sito, nel comitato scientifico ci sono io, il mio collega Andrea, c'è anche il professor Di Freddi e altri, i quali... con i quali proponiamo, siccome questa storia dei parlamentari sorteggiati è un po' difficile da fare digerire, e allora come passo intermedio, prima di arrivare ai parlamentari sorteggiati, proponiamo le assemblee dei cittadini, che sono già utilizzate in tante parti del mondo e che sono tipo giurie popolari, quello che diceva Secondo Royale, cioè gruppi di cittadini sorteggiati che vengono informati dagli esperti e si pronunciano, affiancano il Parlamento reale. No, sono gruppi di 100 persone su un problema specifico, tipicamente problemi di tipo la riforma in cui c'è un conflitto di interessi dei partiti, la riforma della legge elettorale che ce l'abbiamo da 20 anni, non la cambia mai, le emergenze climatiche, la transizione energetica. Attenzione ragazzi che questa cosa, vediamo ragazzi, che questa cosa delle assemblee dei cittadini, già attenzione, non è fantascienza. Columbia Britannica, Canada nel 2004 l'hanno utilizzata, sempre in Canada nel 2007 l'hanno utilizzata, in Francia nel 2019 150 cittadini sono stati sorteggiati, il presidente Macron ha voluto, per il discorso del cambiamento climatico, e in questi 3 anni hanno già elaborato 149 proposte per la transizione energetica che sono state sottoposte al governo, che poi può scegliere. Vedete, Francia il cambiamento climatico, la partita si fa seria, anche in Germania li stanno copiando, perché noi in Italia dobbiamo essere sempre, come diceva Grillo all'epoca, in leggera controtendenza. C'è una tendenza che va in questa direzione. E ci sono questi braccio armato di Odera e questa prossima democrazia, che proprio va sul clima, quindi trovate tutti i siti, tutte le informazioni che volete. Siamo anche qua dentro e siamo anche in questo Politici per caso, che ha lo stesso nome del nostro primo articolo, no? Accidental Politicians, proprio cittadini per il clima, dove abbiamo proposto leggi di iniziativa popolare, ovviamente con tutte le opposizioni, con tutto l'ostruzionismo che potete immaginare, ma noi cerchiamo di far sì che anche in Italia, nel nostro piccolo, no? Cominciamo, ricordando noi siamo un po', eravamo una magna Grecia, no? Quindi dovremmo essere no, un po', dovevamo essere noi un po' i primi, Siracusa, no? La magna Grecia in Sicilia, quindi ritornare ai fasti in versione modificata dell'antica Grecia. E qua abbiamo veramente finito, grazie. Comunque, se stavo